Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica sul proprio immobile e piccole difformità urbanistiche, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica che si vogliono eseguire rientrano nell'edilizia libera, cioè non è necessario presentare pratiche amministrative al comune, come ad esempio la SCIA. Faccio questo video perché qualche giorno fa mi è arrivata una richiesta da parte di un mio cliente, una richiesta che ritengo molto particolare, però che può essere molto comune, per cui è bene fare chiarezza su questo aspetto. Mi ha chiamato un cliente, mi ha detto: ingegnere, guardi, io voglio eseguire un intervento di riqualificazione energetica sul mio immobile, è una villetta unifamiliare, per il quale voglio richiedere l'accesso al superbonus del 110%. Cosa devo fare? Allora, ho spiegato che come prima cosa bisogna verificare la legittimità urbanistica dell'immobile, che è la condizione necessaria ma non sufficiente poi per accedere al superbonus. Dopodiché dovrà intervenire un termotecnico che dovrà redigere l'APE convenzionale pre-intervento, la relazione ex legge 10 e l'APE convenzionale, quindi bisognerà individuare quelli che l'APE convenzionale post intervento, bisognerà individuare quegli interventi necessari per poter migliorare almeno due case energetiche, insomma ho spiegato un pochino. Al che lui subito mi blocca e mi dice: guardi, ingegnere, io gli interventi che devo fare, gli interventi trainanti che devo eseguire, consistono semplicemente in una sostituzione della caldaia, una caldaia molto vecchia, la vado a sostituire, quello è l'intervento trainante, poi a questo vado a degli interventi trainati che sono la sostituzione delle finestre, il portone e così via. Per cui questi interventi rientrano nell'edilizia libera. Ho già contattato un suo collega, un altro ingegnere, che mi ha detto che in questi casi non è necessario garantire la conformità urbanistica dell'immobile. Io infatti ho alcune difformità che non vorrei sanare perché mi costerebbe troppo, però questo tecnico mi ha detto che posso tranquillamente eseguire questi lavori che rientrano in edilizia libera, accedere al superbonus e non avere nessun tipo di problema. Al che io ho detto: alto là, io non metto mai in dubbio quello che dicono altri miei colleghi, non mi piace fare delle sentenze su quello che dicono altri colleghi. Però ho dovuto dire che ovviamente non sono assolutamente d'accordo con quanto stabilito da questo mio collega. E vediamo perché. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, clicca sulla campanellina, attiva le notifiche in modo da rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Ora facciamo un cappello iniziale, molto breve perché tutti sanno in poche parole in cosa consiste il superbonus e ne abbiamo parlato già in altri video. Per poter accedere al superbonus bisogna eseguire almeno uno dei due interventi trainanti. Gli interventi trainanti sono l'installazione di un cappotto di isolamento termico e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, a cui poi si possono agganciare degli interventi trainati, tra i quali quello che diceva questo il mio cliente, quindi la sostituzione degli infissi e finestre. Un intervento come quello della sostituzione della caldaia, essendo una caldaia piccola, una caldaia da 24 kW, poi non richiede la presentazione di pratica amministrativa al comune, la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, è un intervento che si può fare in edilizia libera. Ma questo non vuol dire che si possa accedere al superbonus con un intervento di questo tipo eseguito su un immobile difforme da un punto di vista urbanistico. Perché che cosa succede? Vi ricordo che condizione necessaria è che l'immobile sia legittimo per poter accedere al superbonus è che l'immobile sia legittimo da un punto di vista urbanistico. Se tra qualche anno l'ENEA o l'Agenzia delle Entrate fa dei controlli sulla vostra pratica, sulla pratica eseguita, quindi voi avete avuto accesso al superbonus, avete beneficiato del superbonus per interventi su un immobile illegittimo, ovviamente l'Agenzia delle Entrate può assolutamente contestare questo beneficio di cui avete goduto e per il quale vi ricordo che è previsto, oltre la restituzione di quanto vi è stato elargito, vanno aggiunti anche gli interessi maturati e una sanzione. Per cui se avete eseguito un intervento piuttosto corposo, perché sostituire infissi e finestre e la caldaia in una villetta unifamiliare si può tranquillamente arrivare a 40-50 mila euro di detrazioni fiscali. Per
Chiaro, quello che vi può chiedere indietro l'Agenzia delle Entrate è una somma molto importante e non importa che sia stato eseguito in edilizia libera, non c'entra assolutamente niente. Anche se eseguito in edilizia libera, l'immobile deve essere conforme da un punto di vista urbanistico, altrimenti vengono a mancare le condizioni necessarie per poter beneficiare di queste forme di detrazione. Per cui la soluzione che ho proposto a questo cliente, che poi non è un mio cliente perché credo non mi ricontatti più, probabilmente ricontatterà l'alto tecnico, la soluzione è uno, innanzitutto bisogna assolutamente fare una verifica sulla legittimità. Premesso che non ci sarà la legittimità urbanistica da quello che lui mi ha detto, bisogna vedere se le difformità presenti sull'immobile sono sanabili o non sanabili. Qualora le difformità non sono sanabili, quel cliente, quella persona non ha diritto ad accedere al superbonus. C'è poco da fare. Qualora siano sanabili, vanno presentate delle pratiche in comune in sanatoria, appunto per sanare l'abuso e rendere l'immobile legittimo da un punto di vista urbanistico. Avranno un loro costo, costo che va valutato ovviamente da parte di un tecnico competente. Ovviamente dipende dall'entità dell'abuso che si è commesso, perché un conto è se c'è una piccola difformità, una diversa distribuzione degli spazi interni. Faccio un esempio banale, per cui non è possibile accedere alle detrazioni fiscali in questa situazione particolare. Allora, in quel caso, va presentata una CILA in sanatoria che ha un costo molto contenuto, anche paragonato a quello che è il beneficio che si ottiene accedendo al superbonus per un intervento di questo tipo. Se ci sono delle difformità molto più pesanti, un pochino più pesanti, come possono essere delle variazioni sulla facciata, quindi sui prospetti, allora la cosa diventa un pochino, può diventare un pochino più costosa, oppure se è stato fatto un cambio di destinazione d'uso non autorizzato, diciamo così. Va visto caso per caso, va visto caso per caso. Ovviamente questo lo deve fare un tecnico competente in materia, che vi indicherà sicuramente qual è la strada da percorrere. Sicuramente la strada da percorrere non è quella di accedere al super bonus con l'immobile legittimo soltanto perché gli interventi che voi andate a fare sono interventi che rientrano in edilizia libera, per cui non presentate pratiche in comune, perché coloro che vi faranno i controlli un domani non sarà il comune, ma sarà l'Agenzia delle Entrate e l'Enea, a cui interessa poco che l'intervento che voi avete fatto è un intervento che entra in edilizia libera. Non interessa assolutamente nulla. Lo Stato vi ha dato dei soldi. Voi non avete diritto ad avere quelle detrazioni perché l'immobile è legittimo. Tutto qua. Ecco, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, iscriviti al mio canale YouTube e se hai dei commenti da fare, postali qui sotto, ti risponderò nel più breve tempo possibile e seguimi anche sulla pagina Facebook.